Nicola e la casetta dei libri. C'era una volta, non molto tempo fa e non molto lontano, una bambina che si chiamava Nicola. Nicola aveva 3 anni e amava passeggiare in riva al mare in cerca di strane conchiglie e polpi sfuggenti, camminare nei boschi di pini odorosi in cerca di fiori e funghi e visitare posti nuovi. Il mondo era quasi tutto nuovo per Nicola, ma soprattutto Nicola amava i libri. Per essere così piccina, aveva già una grande collezione di libri, di ogni forma e dimensione, di ogni colore e contenuto, in inglese, in italiano, alcuni persino in francese. Nicola amava così tanto i suoi libri che chiese alla mamma di costruire una casetta di legno tutta per loro, con lunghi scaffali e un tetto a punta. Sua madre ci mise anche 2 rotelle, in modo che Nicola potesse portare con sé la casetta nelle loro passeggiate. Anche se trascinarla sulla sabbia era molto difficile, perciò qualche volta Nicola la lasciava a casa. Ogni notte, prima di andare a letto, Nicola prendeva un libro e lo leggeva. Alla fine lo riponeva con cura al suo posto sugli scaffali della casetta dei libri proprio accanto al suo letto e chiudeva la porta con una piccola chiave d'oro. Poi, sapendo che i suoi libri erano al sicuro per la notte, chiudeva gli occhi e si addormentava. Tutto andava per il meglio. Ogni mattina, prima di colazione, Nicola si avvicinava alla casetta dei libri, apriva la porta con la chiave d'oro e contemplava felicemente i suoi libri. L'attendevano un'altra giornata di letture. Ma un giorno, quando si avvicinò alla casetta dei libri, Nicola notò qualcosa di strano. La porta era aperta. «Hai aperto tu la porta della mia casetta di libri?» chiese la mamma. «No», rispose lei, «avrei dimenticato di chiuderla prima di andare a letto». Nicola scosse la testa e mise in broncio. Non avrebbe mai lasciato i suoi libri incustoditi per la notte. Tornò alla casetta dei libri e la osservò con più attenzione. Scoprì che era successa una cosa ancora più strana. Alcuni libri erano al contrario. Ora sì che era confusa. Sua madre era sicura di non aver lasciato aperta la casetta dei libri. E Nicola non avrebbe mai disposto i suoi libri al contrario. Era davvero un mistero. Da allora, per tutta la settimana, pur avendo chiuso a chiave la porta con grande attenzione e avendo controllato che i libri fossero tutti al loro posto, a risveglio Nicola trovò sempre la porta socchiusa e i libri, qualche volta proprio tutti, al contrario. Tirandoli fuori, poi, si accorse che le pagine si aprivano lentamente, sembravano quasi stanche, appesantite, si rifiutavano di voltarsi. E solo dopo un bel po' di tempo Nicola riuscì a leggere normalmente il suo libro preferito. Quando le pagine con un piccolo brivido tornavano al loro peso e al loro aspetto normale, Nicola decise di scoprire cosa stava succedendo. Così una sera, dopo aver letto il suo libro preferito, in cui si raccontava di un museo che si risvegliava di notte, e dopo averlo rimesso a posto e aver chiuso con grandissima cura la sua casetta dei libri con la sua chiave d'oro, Nicola fece finta di addormentarsi. In realtà rimase sveglia e per fortuna, visto che stava per cedere al sonno, quando si spensero le luci e piombò il silenzio, sentì il suono di una chiave che girava nella serratura. Era la casetta di Nicola. Piano piano la porta si aprì e con grande sorpresa di Nicola ne volò fuori un libro e poi un altro e un altro ancora. I 3 libri volteggiarono nella stanza, sfrecciando di qua e di là, sopra la lucina da notte sotto il comò, fino a svolazzare fuori dalla finestra aperta. Ora Nicola era svegliissima, ma essendo una bambina molto astuta, non accese la luce. Capì che se i libri avessero saputo che si era scoperto il loro segreto, forse non sarebbero più tornati, e con la luce accesa di sicuro non sarebbero rientrati per lo spavento. Per fortuna, dopo un quarto d'ora, tutti e 3 libri tornarono nella casetta dei libri e si risistemarono sui loro scaffali. La mattina dopo, Nicola si svegliò con un sorriso e sgattaiolò fuori dal letto per vedere se i libri volanti erano stati solo sogni. Ma no, la porta era ancora aperta e i 3 libri erano riposti sullo scaffale al contrario. Ora Nicola sapeva cosa fare. Li sollevò delicatamente uno per uno dei loro giacimenti e li abbracciò stretti perché non prendessero freddo.
I libri ebbero un piccolo brivido, come se si fossero addormentati, e con un tenero sorriso Nicò li ripose sullo scaffale al contrario, come caldi pipistrelli pelosi, e li lasciò dormire. Per quel giorno avrebbe letto un altro libro.